Il processo ambiente svenduto a Taranto prosegue adesso però tornando nella sede di Paolo VI. Questa mattina è stata rappresentata la posizione del Comune di Taranto. Ecco quali le sue impressioni a caldo. Io non voglio entrare nel merito del dibattimento di ambiente svenduto. Siamo lì a testimoniare però che la città è stanca e certi errori non vuole che si ripetano. E il motivo per cui la nostra battaglia senza quartiere a, a chiunque, a qualunque tessera di partito, di sindacato, di qualunque origine sia l'avversario è solo sulla salute per noi Adesso resta ferma la bussola, come ho già riferito ieri, della nostra ordinanza. Io spero che il Consiglio di Stato non voglia sollevare la sospensiva insomma, su questa ordinanza. Noi abbiamo bisogno di fermare l'aria a caldo subito. Dopo le pesanti richieste della pubblica accusa, questa è la settimana che vede protagonista la discussione delle parti civili. Nelle ultime ore Confagricoltura Taranto ha chiesto 10 milioni di euro per indenizzare la lesione dell'immagine, del decoro, della struttura organizzativa e del patrimonio economico degli associati.